Voglio fare un recap generale di tutti i regali che potreste scroccare gratuitamente in questo periodo. 5,99€. La metà del costo del pass vi viene rimborsata. Dopo scegli classica, ci sarà il giorno di Natale, una ricompensa misteriosa. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Se vi siete persi questo bel gas a 800 coppe, andate a vedere il video precedente. Tra l'altro con questa skin fighissima, ragazzi. Ripeto, andate a vedere il video precedente. È costata 149 gemme, ma oggi parleremo di roba gratis che so che vi piace molto. Visto che in questo periodo la roba ottenibile gratuitamente su Brawl è davvero davvero tanta, e visto che ci sono anche alcune domande, voglio fare un recap generale di tutti i regali che potreste scroccare gratuitamente in questo periodo. In più, il core principale di questo video, il contenuto principale, riguarda lo shop e i regali per le feste, ok? Perché come sapete, dal 12 fino al 26 ogni giorno Brawl ci fa un regalo. E molti mi dicono, ma quando esce quello? Ma quando esce l'altro? Oggi vi dico tutto, tutti i regali quando escono. Oggi abbiamo questo bel ciambellone che ci andiamo subito a prendere, ecco qua. E abbiamo anche il regalo del giorno, che forse qualcuno di voi non ha capito, ma non c'entra niente con i regali delle feste. Questi ci saranno per sempre, sono regali molto piccoli come potete vedere, ma ci saranno per sempre. Sono le ricompense giornaliere che il gioco già ci dava, semplicemente adesso sono così, hanno cambiato la schermata, ma non è nulla di nuovo. Cioè, oddio, adesso ci può uscire anche i crediti come regalo del giorno, che non fa schifo, però ecco, non è nulla di nuovo. Allora, sicuramente il regalo più figo che abbiamo però fatto solamente noi content creator, grazie ovviamente a Supercell, è la nuova skin di Krampus Ash. Io ce l'ho proprio qua, ragazzi, nel mio box messaggi. La vado a ritirare gratis, quella che vedete qui è quella riservata a me, ma ne ho già regalate 5 e nel corso di questo video ne regalerò una sesta a chi è in live con me. Tra l'altro, se volete seguirmi in live le prossime volte, in descrizione trovate come sempre il link a tutti i miei social, tra cui anche quello viola dove faccio le live. Perfetto, andiamo a ritirare. Eccolo qui, Krampus Ash, ragazzi. Animazione bellissima, skin altrettanto bella. Uno di voi mi ha scritto su Instagram e mi ha detto: ma lo sai, Ferre, che Krampus Ash è ispirato a una sorta di demone? Io sono caduto giù dal pero, non lo sapevo. Krampus è effettivamente un demone, ragazzi. Tostissima come cosa. Mentre magari vi lascio qualche gameplay di questa skin in sottofondo, andiamo avanti con tutte le varie cose, perché questa skin dovrebbe avere un emoji esclusiva che o mi è uscita nello shop, ok, cosa che non è successa, oppure mi uscirà in teoria, non lo so. Parliamo proprio di emoji. Con l'ultimo update sono state aggiunte diverse emoji, che vi lascerò adesso qua a schermo, che dovrebbero essere emoji incluse con alcune skin che magari alcuni di voi hanno già shoppato. Quindi, visto che chi le sta shoppando adesso, quindi dopo le skin, sta ricevendo queste emoji gratis, tra parentesi questa news me l'ha passata al Kingone, un bacione, queste skin che vi sto facendo vedere, se le abbiamo, ci daranno diritto a ricevere le emoji gratis? Cioè, non credo che ci faranno shoppare le emoji. Fino adesso io mi sono sempre trovato ogni tanto delle emoji gratis. Tipo, mi ricordo l'ultima era quella di 8-bit, V8-bit. Ecco, V8-bit è uscita la sua emoji nello shop. Eccola qua, ragazzi. Questa mi era uscita gratis. Edgar Pugnolesto, 8-bit retro o vintage. Capitan Corvo, Bea Coccinella. Quindi attenzione, stanno proprio andando a riprendere anche vecchie skin molto basse, che da 29 gemme, per poi rivalorizzarle, ci sta. Ambra della Vega, il buon Barley Taglialegna, ragazzi. E l'ultima è Bibi Furfante. Però, visto che parliamo di reazioni, ho notato, vi giuro, adesso, e l'avete notato anche voi in chat, che mi è uscito questo messaggio, a caso, che mi dice: donazione di una reazione, voucher redeemed. Ah, ma vuoi vedere che è la reazione di Krampus Ash? Sono un po' un pollo, giustamente. Adesso mi faccio un setup fighissimo, ragazzi. Mi faccio un setup di solo e emoji di skin, bellissimo. Comunque, come dicevo prima, l'ultimo vincitore della skin di Krampus Ash lo premiamo proprio adesso, come abbiamo fatto anche altre volte. Io cerco sempre di fare le premiazioni in live, o in questo caso addirittura in registrazione. Allora, 3 skin sono state regalate sul mio Twitter, come sempre il link per i miei social è in descrizione. 3 sono state regalate, o meglio 2 sono state regalate, adesso facciamo la terza, su Instagram. Quindi apro il mio Instagram molto velocemente, ok? E ragazzi, vado su archivio, vado a prendere questa stories, che era quella dove appunto regalavo la terza skin di Krampus Ash. C'è pure scritto bastava lasciare un like. Faccio un bello swipe, ok, abbiamo la lista. Allora swipeiamo fino in fondo, fino all'ultimo like, e da qua comincio a fare su giù su giù su giù. Pigio il primo che mi esce, che è questo account qua, e scrivo ciao, si chiama Zekrom, vincitore della skin di Krampus Ash. Ci stiamo avvicinando alla roba succosa. Prima di andare a vedere le due cose che vi interessano di più, ragazzi, ovvero tutti i regali
regali giornalieri gratuiti e la situazione rimborso bug, perché quello veramente me lo state chiedendo in tantissimi dopo il video dell'altro giorno, vi ricordo che dopo Krampus Ash i regali non sono finiti. Sempre sui miei social potete ancora vincere per tutto il mese di dicembre le emoji del mondiale che c'è stato a fine novembre, che sono queste qua, ragazzi. Ok, ve le faccio vedere anche qua direttamente in game, sono queste qua. E per i più sfortunati che non sono riusciti a vincere Tara Rage Quit, abbiamo una Rage Quit Tara per uno di voi. Ok, quindi addirittura la skin più brawler, cioè anche Tara inclusa, per chi appunto non è riuscito a ottenerla. Andiamo a vedere i regali dello shop. Il 12, il giorno dell'update, è stato il giorno più interessante sicuramente, ma abbiamo pure fatto la reaction in questo video qua che vi starò facendo apparire ora a schermo. Se vi siete persi la reaction update, andatela assolutamente a recuperare. Hanno regalato due spray speciali che sono questo e questo. Il 13, il secondo giorno, hanno regalato ben 50 chroma crediti, che adesso sono proprio là in alto a destra. Io tra poco potrò fare già il primo shop della fama con i chroma credit. Oggi, giorno in cui registro, è il ciambellone che avete visto all'inizio video. Il 15, ragazzi, che è per la precisione giovedì, ci saranno, udite udite, 100 punti energia. Vi ricordo che i punti energia li trovate nella schermata brawler in alto a destra. Ok, sono proprio qua. E non potete averne più di 4000. Se ne avete più di 4000 vengono convertiti automaticamente in oro. Quindi attenzione. A proposito di oro, venerdì 16 ci sarà 200 di oro, il regalo per tutti. Sabato, quindi si entra nel weekend, 17, ci saranno due spray, quello del cappello di Babbo Natale e quello delle renne di Babbo Natale. Ok, il cappello delle renne di Babbo Natale. Ragazzi, posso dire una cosa? Sono appena caduto dal pero, me ne sono accorto ora, giuro. Il simbolino che hanno fatto per le skin delle feste tetre, cioè, sembra un teschietto arrabbiato, ma in realtà è il simbolo dei crediti ridisegnato in versione arrabbiata. Me ne sono accorto adesso. Cioè, è geniale sta cosa, perché quando noi penseremo alle skin delle feste tetre, penseremo al momento in cui hanno introdotto i crediti. Ve lo giuro, me ne sono accorto adesso. Io pensavo fosse solamente un teschietto qui dentro. Domenica 18, ragazzi, tenetevi forte, perché come il giorno dell'update arriverà una botta da 90 crediti. Che insomma, se avete dato un'occhiata ora che l'aggiornamento è uscito da un po', una soglia del pass premium ve ne dà 45, quindi la metà, e una soglia di quello non premium ve ne dà comunque 85, quindi 90 è una bella botta di crediti. A seguire il 19, e quindi il lunedì, uscirà questo, che a me sembra sinceramente un emoji più che uno spray, a dirla tutta, di un arcobaleno comunque con una stella, la famosa stella cometa, credo che sia proprio lei. Martedì 20 invece, ci avviciniamo al giorno di Natale, ci saranno 50 chroma crediti in regalo. Mercoledì 21 invece, che sarà di nuovo una giornata molto importante, perché ci sarà un top evento che vi annuncerò anche lì su Instagram. Mercoledì 21 lo spray del cupcake. Il 22-12 invece, che è giovedì, ci saranno di nuovo 200 di oro. Venerdì 23, quindi si comincia a avvicinare pericolosamente Natale, arriva un avatar speciale, l'avatar della Candyland. Infatti è un avatar fatto forma di caramella, ma con dentro il logo, diciamo, di Brawl Stars. Non è proprio il logo di Brawl Stars, è un po' modificato, però insomma, giudicate voi che cos'è. È un avatar speciale comunque, ok? Gratis per tutti. La ricompensa probabilmente più attesa in assoluto, la più bella in assoluto, ragazzi, è proprio lei. È proprio Shelly Classica, la skin per il quarto anniversario di Brawl Stars. La skin anniversario gratuita come sempre, bellissima ragazzi, ispirata a com'era Shelly in beta. Uscirà la vigilia di Natale, non a Natale come avevo detto nel video delle skin. È stata alla fine della fiera anticipata di un giorno, quindi attenzione a questa cosa. Anzi, proprio onde evitare problematiche strane, vado proprio adesso mentre sto registrando ad aggiornarvi la descrizione di quel video. Ecco, visto che abbiamo aggiornato la descrizione, piccolo off topic sulle skin, io ho realizzato un video dedicato a tutte le skin dell'update, che è questo qua. Io vi consiglio di andarlo a consultare, perché potete trovare tutti gli effetti, tutte le animazioni di ogni singola skin, il mio giudizio, il colpo speciale, tutto
tutto quello che c'è da sapere su ogni skin, ma nella descrizione trovate anche tutti i costi che avranno le varie skin e tutte le date di uscita. Infatti lo includo comunque nel video, anche se non sono propriamente regali. Nei giorni seguenti a questo video, fino a praticamente la vigilia, credo, sì, dovrebbero uscire prima della vigilia, ci saranno le skin delle feste tetre. La prima è quella di Ash, che l'abbiamo vista. Poi c'è quella di Sam e quella di Ambra, che sono molto belle. Infatti, dato che Sam lo devo ancora fare al 30 e l'hanno pure buffato, sinceramente un pushino skin più Sam buffato lo farei anche, sai? Rispettivamente il costo di queste skin sarà di 79 gemme per Ash, vi ricordo, e 149 gemme per le altre due, Sam e Ambra. Ovviamente se le volete shoppare, vi ricordo, in fondo allo shop, ragazzi, easy peasy, in un attimo inserite codice FR e mi potete supportare e supportare tutti i video news che vi porto. Funziona su tutti i giochi Supercell, quindi mi raccomando, utilizzatelo sempre. Tra l'altro, se volete shoppare, ragazzi, io vi do sempre un consiglio spassionato: date la priorità al pass premium, perché mi hanno confermato in chat, tra l'altro adesso sono in live quindi me lo riconfermeranno eventualmente, che se voi shoppate il pass 15 adesso, anche se l'update è già uscito, vi vengono comunque rimborsate 80 gemme nello shop, e 80 gemme hanno un valore, ragazzi, anche se andate qua c'è scritto, di 5,99 euro. Ok, quindi la metà del costo del pass vi viene rimborsata. Attenzione a questo dettaglio perché vi servirà molto alla fine della lista che vi sto facendo. Infatti continuiamo con la lista dei premi natalizi, dei regali natalizi meglio. Infatti dopo Shelly Classica, che vi ricordo uscirà la vigilia, che è un sabato, la domenica uscirà sia crediti sia chroma crediti, e sarà il giorno di Natale, ragazzi. La cosa fighissima è che c'è scritto solamente crediti e chroma crediti, non c'è scritto quanto, quindi a Natale avremo un'ulteriore sorpresa che non vi so spoilerare in questo video, sinceramente. Adesso ho un'altra fonte, provo a vedere. Infatti, ragazzi, riprendiamo la lista dei regali che ci saranno a Natale, perché dopo Shelly Classica ci sarà il giorno di Natale una ricompensa misteriosa, nel senso che, per quello che sappiamo ora, la casellina di Natale contiene sia i crediti sia i chroma crediti, quindi saranno disponibili entrambi, oppure potremo scegliere noi se vogliamo crediti o chroma crediti. In ogni caso capirete bene da soli che avere anche solamente la possibilità di scegliere è tanta roba, e soprattutto non c'è scritto il quantitativo, quindi chissà a Natale quanti crediti ci daranno. Mi raccomando, ragazzi, a Natale aprite assolutamente Brawl, perché secondo me sarà un bel regalo, se no non avrebbero tenuto così celato come cosa. Ma per assurdo, il top del top dei regali arriva lunedì, il giorno dopo, il 26, ragazzi, perché, allora, come vi ho appena detto, chi shoppa il pass si becca praticamente 80 gemme gratis, che sarebbero 5,99 euro, quindi metà del prossimo pass già shoppato. Però voi considerate che all'interno del pass stesso, giocando gratuitamente, ci sono 90 gemme, quindi voi già con il pass stesso e le 80 gemme che vi dà il gioco vi autopagate il pass anche della stagione 16, quello di gennaio. Beh, non è finita, perché il 16, buonanotte, il 26 vi verranno regalate ulteriormente altre 10 gemme dal gioco, quindi per un totale di 180 gemme tra tutto, sì, 90, 80 e 10, 180 gemme totali. Quindi non so chi è che farma le gemme per i pass, ma avrete anche un aiutino per non solo il pass di gennaio, ma anche per il pass dopo ancora. Arriviamo, dopo tutte le ricompense e tutti i regali natalizi, all'elefante nella stanza. Per parlare di questo elefante nella stanza, dobbiamo spostarci un attimino su Twitter, dove tra l'altro, piccola cosa in più che vi butto lì, lo so, oggi vi riempo di news, ero sull'account di Lena, il famoso player di Tribe. Ha fatto questo tweet, ok, che stanno facendo tantissimi giocatori, ragazzi, che dice: sono ancora sotto contratto Tribe Gaming, ma mi hanno permesso di ascoltare le offerte per il 2023. Contatto via DM. Ecco i miei traguardi, alcuni dei miei traguardi: top 1 in EMEA, top 5, 8 finali mondiali per due volte, top terzo, quarto posto in ESL, in ESL, per due volte. Al di là della pubblicità che facciamo l'ENA, vi faccio vedere che tanti altri player, tipo Chaos degli SK, hanno fatto la stessa identica cosa. Ando sta Chaos, eccolo qua, pure lui ha fatto lo stesso tweet, e vi invito, se vi interessa un po' il Brawl mercato, ad andare a vedere i vari Twitter dei vari pro player, perché, ragazzi, in questo momento, fine dicembre e inizio gennaio, c'è letteralmente il mercato sull'esport di Brawl Stars. Se volete shopparvi un giocatore, ragazzi, mi raccomando, codice FR anche per shoppare i giocatori. No, vabbè, se ci saranno dei cambiamenti, avverranno
arriveranno in questi giorni. Comunque fatto sta che avremo a gennaio, ma in realtà anche a febbraio, perché mi ricordo che l'anno scorso tipo certi acquisti erano stati fatti tardissimo, tutti i team nuovi, ok? Quindi poi ci sarà come sempre con l'anno nuovo un video dove vi aggiorno su tutti i nuovi team eSport. Detto ciò, torniamo a quello che ci interessa maggiormente. Brawl Stars, Twitter ufficiale, non hanno più detto niente, ma se andate a cliccare il tweet che abbiamo visto nel video dell'altro giorno, quello dove dicono non preoccupatevi, se non avete avuto il bug verrete rimborsati, hanno commentato il loro stesso Twitter 8 ore fa, per voi che state guardando questo video ieri, e hanno scritto questa cosa qui. A proposito, ci stiamo ancora lavorando e ti faremo sapere non appena il risarcimento sarà pronto per essere consegnato. Quindi ragazzi, molto semplicemente ci rassicurano che se ci vorrà un po' di tempo è normale. Io qua mi permetto anche di aggiungere una cosa, sperando che sia così, ma è del tutto speculativo. Essendo un bug del cammino dei trofei, capirete bene che una eventuale compensazione del bug che andranno a regalare a ciascuno degli utenti che non ha avuto il bug dovrà essere direttamente proporzionale al numero di coppe. Mi spiego peggio. Se uno ha raggiunto un record, non ce l'ha attualmente, ma ha raggiunto un record di 50.000 coppe, che è il massimo, non può avere la stessa compensazione di uno che magari aveva fatto le 30.000 e quindi aveva preso giusto qualche ricompensa. È lì che dovrà arrivare il grosso della differenza, perché io ad esempio, ragazzi, ho, come vedete, un sacco di coppe di record. Comunque non ho le fatte le 50.000, ma comunque 42.500 me le sono fatte, e le ricompense, come vedete, sono veramente veramente tante per me. Io non pretendo che mi venga dato tutto, però mi aspetto una bella ricompensina, anche perché non tutti hanno effettivamente riscosso tutto il cammino dei trofei. Quindi anche lì calcolare una giusta compensazione per chi non ha avuto il bug è molto difficile, ci vorrà sicuramente tempo. In ultimo, considerate che secondo me sempre restiamo in una sfera prettamente ipotetica, sul mio parere estremamente personale. Abbiamo una sorta di caso studio precedente. C'è infatti questo video che vi lascio a schermo. Beh, era successo appunto che alcuni utenti erano riusciti ad avere un bug col quale erano riusciti a prendere 140 megabox, ok? E alla fine della fiera non c'era stata una vera e propria ricompensa per gli utenti. Quel bug fu molto meno esteso di quello di adesso, per carità. Però comunque tendenzialmente non credo che Brawl Stars si metterà a regalare totalmente a caso cose. Sicuramente il bug di adesso è molto più esteso e quindi ci sarà una compensazione. E ripeto e sottolineo, secondo me non ci sarà mai una compensazione che va a premiare gli utenti che non hanno avuto il bug con un premio come quelli che lo hanno avuto. Anche perché di quelli che l'hanno avuto poi alcuni effettivamente non l'hanno potuto sfruttare perché c'è stata la manutenzione. Quindi diciamo che chi ha sfruttato il bug ha avuto, oltre che molta fortuna, anche una certa tempestività. Però ripeto, potrei sbagliarmi, quindi la tocco molto molto piano questa questione. Detto ciò ragazzi, abbiamo parlato veramente di tutto. Ovviamente su questa super questione, appena c'è un piccolo update, io vi faccio sapere qualsiasi cosa, in qualsiasi modo, non preoccupatevi. Vi ricordo, se volete shoppare comunque qualsiasi tipo di cosa e vi va di supportarmi, un bel codice verde nello shop. E alla prossima. Ciao belli.